Un condottiero musulmano dotato di grande carisma aveva coalizzato il mondo arabo e minacciava i cristiani in Terra Santa. Gli stati occidentali inviarono in Medio Oriente una potente coalizione per fronteggiarlo. L'esito della guerra era incerto. Correva l'anno 1189. Era cominciata la Terza Crociata, una delle più imponenti e disastrose campagne militari del Medioevo, che contrappose i due più famosi comandanti dell'epoca. Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, valoroso guerriero e abile stratega, contro il Saladino, sultano d'Arabia, Egitto e Siria. Erano sovrani molto potenti, le cui figure, già allora leggendarie, sono passate alla storia come icone di grandi guerrieri. L'altra crociata, che sconvolse la Terra Santa e impegnò gli stati cristiani dell'Europa occidentale, fu dominata dalla personalità di questi due straordinari personaggi. In nome di Dio, io ti corono re. Riccardo I venne incoronato re d'Inghilterra nel 1190, all'età di 33 anni, ma già regnava su vaste aree della Francia. Per educazione e inclinazione personale, egli si sentiva francese, non inglese. Era cresciuto in Aquitania e considerava l'Inghilterra un paese ricco, ma privo di storia e cultura. Riccardo era un combattente nato, forte, coraggioso, prestante, grintoso. Divenne rapidamente abilissimo nel brandire la spada, la picca e la lancia. I suoi uomini lo soprannominarono Cœur de Lion, cuore di leone. In quegli anni le tattiche di guerra stavano cambiando. La cavalleria pesante veniva largamente impiegata per la sua efficacia sui campi di battaglia. Quando divenne re, Riccardo Cuor di Leone aveva già avuto modo di dimostrare le sue brillanti doti militari. Come ogni aristocratico nato in Francia o in Inghilterra, egli venne educato fin dalla nascita secondo i principi della cavalleria. Viveva in una società militarizzata. Una delle occupazioni fondamentali della nobiltà era combattere. Un re veniva giudicato essenzialmente per le sue doti di condottiero. Erano importanti anche altre qualità: la capacità di amministrare la giustizia, di guadagnare prestigio, di assicurare una discendenza. Ma l'elemento essenziale era l'abilità in guerra e, da questo punto di vista, Riccardo eccelleva. Il sovrano si trovava perfettamente a suo agio sul campo di battaglia. Non amava la politica e la routine che il ruolo di re gli imponeva. Un suo grande difetto era l'impulsività, che si univa a un carattere irascibile. Riccardo pagò a caro prezzo queste debolezze. Era un uomo devoto e un valente soldato. Fu il primo sovrano europeo a impegnarsi in prima persona in una crociata, facendo voto solenne di guidare un esercito contro i musulmani in Terra Santa. Quell'epico conflitto religioso, combattuto a migliaia di chilometri dalla sua patria, contrappose Riccardo Cuor di Leone a un avversario di pari valore. Quando dovette affrontare il sovrano inglese in battaglia, il Saladino aveva raggiunto l'apice del potere. Come Riccardo, era un condottiero nato.
capace di spingere i suoi uomini ad azioni militari di grande audacia. Famoso per il coraggio, la lealtà e la magnanimità in combattimento, era un profondo conoscitore della strategia militare. A differenza del suo avversario, non aveva origini aristocratiche. Si era fatto strada nell'esercito con le proprie forze. La carriera militare del Saladino fu eccezionale anche per quei tempi. Apparteneva ad una famiglia curda. Questo popolo non era ben visto dalla nobiltà araba di allora. I suoi parenti più stretti erano mercenari. Penso si possano definire così perché venivano assoldati dai sultani arabi che reclutavano milizie a pagamento. I curdi erano famosi per la loro tenacia e per la loro ferocia in battaglia. Il Saladino, però, non era solo un buon soldato. Il sultano si era reso conto che il giovane ufficiale non solo era capace di conquistare una città, ma anche di governarla e amministrarla. Per questo lo aveva accolto tra i suoi consiglieri più fidati. Come molti grandi condottieri, anche il Saladino fu assistito dalla fortuna, riuscendo a trovarsi nel luogo giusto al momento opportuno. Alla morte del sultano Nur ed-Din, egli era la persona più adatta a prenderne il posto. Il Saladino fu favorito dalla sorte. Se Nur ed-Din non fosse morto all'improvviso, egli non avrebbe mai potuto governare la Siria. Una serie di coincidenze determinò la sua fortuna. Le buone occasioni si presentano a molte persone, ma non tutti sanno coglierle. Saladino, invece, ne fu capace. Il sultano riportò successi eccezionali. Fu il primo governante del mondo arabo a coalizzare tutti gli stati islamici belligeranti, costituendo un formidabile esercito. L'epica battaglia durante la quale si scontrò con Riccardo Cuor di Leone fu l'episodio culminante di un conflitto durato oltre un secolo che aveva visto fronteggiarsi musulmani e cristiani. Il pretesto per le crociate si era presentato nel 1076, quando i turchi avevano occupato la città santa di Gerusalemme. La tradizione del pellegrinaggio in quel luogo risaliva al IV secolo. Ogni anno vi si recavano migliaia di fedeli. Speravano di ottenere l'indulgenza. La nuova situazione politica metteva in pericolo la sicurezza dei viaggiatori e quella dei luoghi sacri alla fede cristiana. I resoconti delle violenze commesse dai turchi fornirono a Papa Urbano II l'occasione per chiamare a raccolta il mondo occidentale contro l'Islam, ma ciò scatenò forze ben più potenti di quanto egli stesso prevedesse. È difficile comprendere l'importanza della religione nella vita di un uomo dell'XI e del XII secolo. La Chiesa aveva un'influenza enorme. Negli edifici sacri dominavano le raffigurazioni dell'inferno e del paradiso. Tutti aspiravano alla beatitudine eterna. L'inferno, invece, era associato al tormento senza fine e alla dannazione. Si era terrorizzati dall'idea del peccato. Chi si macchiava di peccati come avarizia, invidia, lussuria o ira, era certo di essere punito. Occorreva trovare un modo per redimersi. Il 27 novembre 1095, Papa Urbano II incitò un uditorio di 10.000 persone a partecipare alla prima crociata, promettendo in cambio la salvezza eterna. Gerusalemme è nelle mani degli infedeli. La città santa è tenuta in ostaggio e implora di essere liberata. Questo grido di aiuto viene dalla Chiesa del Santo Sepolcro, disonorata dalle terribili violenze di un popolo senza Dio. La Terra Santa e Gerusalemme erano i luoghi in cui aveva vissuto Cristo e dove si erano svolti gli episodi narrati dalla Bibbia. Per questo liberarle era un dovere imprescindibile per ogni cristiano. Quelle regioni santificate dalla presenza di Cristo
dovevano essere riscattate dalla profanazione degli infedeli. Sovrani, nobili e cavalieri, ma anche migliaia di poveri contadini, risposero all'appello del Papa. In tutta Europa si diffuse un vivo fervore religioso. Il pontefice e i governanti del tempo perseguivano anche scopi ben più materiali. Gli arabi controllavano attivissime rotte commerciali nel Mediterraneo e, attraverso la Via della Seta, l'accesso alla Cina. I mercanti di Venezia e di Genova avrebbero voluto inserirsi in tali traffici. Lo slogan «Dio lo vuole» venne ben presto adottato da centinaia e poi da migliaia di persone. Così ebbero inizio le crociate. La società europea del tempo fu affascinata da queste imprese. Erano un'opportunità per guadagnare la salvezza eterna. I soldati, uccidendo i nemici, ottenevano una ricompensa nell'aldilà. L'esercito riunito per la prima crociata era una massa disorganizzata che attraversò l'Europa devastandola. Tuttavia, raggiunse l'obiettivo di liberare Gerusalemme. Dopo questo straordinario successo militare, molti crociati sciolsero il voto fatto prima della partenza, recandosi in pellegrinaggio alla chiesa del Santo Sepolcro. Quindi tornarono in Europa. Altri invece si fermarono in Terra Santa, sperando di stabilirsi definitivamente laggiù. Gli arabi li chiamavano genericamente Franchi. Allestirono una rete di porti, dai quali controllavano il traffico mercantile, e crearono quattro stati sovrani: la contea di Edessa, il principato di Antiochia, la contea di Tripoli e, più importante di tutti, il regno di Gerusalemme. La Terra Santa attirava soprattutto i figli cadetti della nobiltà europea. Essendo privi di possedimenti ereditari, essi videro nelle crociate un'opportunità per conquistare ricchezza e potere. Nell'undicesimo secolo si assistette in Europa a una netta crescita demografica, specie in Francia. Le famiglie nobili divennero più numerose ed era più difficile dividere l'eredità paterna fra i discendenti. Alcuni perciò ne venivano privati. I figli cadetti erano attratti dalle crociate, perché in Terra Santa vi erano terre da conquistare. I crociati, dunque, erano motivati da un misto di fervore religioso e interessi personali, che, combinandosi fra loro, contribuirono a caratterizzare il loro insediamento. Le spedizioni vennero indette formalmente per proteggere i luoghi sacri alla cristianità e i pellegrini che si recavano a visitarli. In realtà essi non correvano alcun pericolo, perché ciò che è santo per la religione cristiana e ebraica lo è anche per quella islamica. Il vero scopo era un altro. Dopo la conquista di Gerusalemme, infatti, i crociati tentarono di impadronirsi delle regioni settentrionali, dove non vi erano luoghi sacri, ma gli accessi alla Via della Seta. I Franchi cercarono di consolidare le loro posizioni costruendo un'imponente rete di fortezze. Disponevano di pochi uomini, ma grazie a fortificazioni ben munite, con pochi soldati di guardia potevano tenere sotto controllo vaste aree. La fortezza di Sion è una di queste roccaforti. Era una vecchia abbazia che venne conquistata dai crociati e fortificata. Sul lato più esposto agli attacchi fu scavato nella roccia un fossato difensivo. Era lungo 158 metri, largo 20 e profondo oltre 24. Per realizzarlo, i crociati dovettero asportare circa 200.000 tonnellate di pietre. Lasciarono solo uno spuntone di roccia per appoggiarvi il ponte levatoio. L'edificio è un capolavoro di architettura militare. Il Crac des Chevaliers è ancora più spettacolare. Il castello sorge in un luogo strategico e domina la fertile vallata che si estende dalla costa siriana verso l'interno del paese.
controllava la più importante rotta commerciale della Siria. Il Crac des Chevaliers era la roccaforte dei Cavalieri Ospitalieri, un ordine monastico religioso che si stabilì in Terra Santa, prendendo il posto dei molti crociati tornati in patria dopo la conquista di Gerusalemme. Gli Ospitalieri, come i Templari, rappresentarono una sintesi di vocazione religiosa e spirito guerriero. La loro determinazione li portava a difendere la fede cristiana, i luoghi santi e i pellegrini a costo della vita. Gli Ospitalieri diressero la costruzione di questo castello, che divenne il modello di tutte le fortezze medioevali. Disponeva dei migliori apparati difensivi. Una linea di acquedotti assicurava che il fossato circostante fosse sempre colmo. In caso di assedio, i cavalieri deviavano il percorso delle acque, così i nemici non potevano avvelenare o inquinare le loro riserve idriche. Vennero realizzate due cinte murarie, una esterna più bassa e una interna più alta. In tal modo, i cavalieri potevano rispondere all'attacco nemico da entrambi gli spalti contemporaneamente. Le torri circolari e i robusti bastioni rappresentavano un'ottima protezione contro i proiettili lanciati dalle macchine d'assedio. Il lungo percorso d'accesso che collega le fortificazioni esterne al castello è un labirinto di tornanti, feritoie e aperture dalle quali veniva gettato olio bollente sui nemici. Sarebbe stato impossibile prendere d'assalto la fortezza dall'ingresso principale. I cavalieri che vivevano qui erano al contempo monaci e guerrieri. Questa iscrizione, trovata sul pilastro di un chiostro, era un'ammonizione sui pericoli della superbia. Se ti sono state donate grazia, saggezza e bellezza, sappi che per sciuparle tutte è sufficiente unire a queste qualità l'orgoglio. I crociati combattevano seguendo un rigido codice morale. Eppure non vi era contraddizione per loro fra professarsi cristiani e uccidere gli infedeli. Il Crac des Chevaliers era una vera e propria cittadella fortificata in cui potevano rifugiarsi migliaia di persone. All'interno delle mura c'erano grandi palazzi, cortili, scuderie, alloggi e magazzini. In caso d'assedio non c'era il rischio di morire di fame o di sete. Si diceva che nella fortezza ci fossero scorte sufficienti per 5 anni per 4.000 soldati e 300 cavalieri con i relativi destrieri. Questo castello era considerato inespugnabile. Fu la roccaforte degli Ospitalieri per 127 anni. L'importante presenza crociata in Terra Santa mancava di una guida salda che la coordinasse. Con il Saladino, gli europei dovettero affrontare un nemico risoluto che era stato capace di spronare gli islamici a combattere uniti la Jihad, la guerra santa, contro gli invasori. Il sultano si era reso conto che per sconfiggere il nemico avrebbe dovuto attirarlo fuori dalle possenti fortezze, attaccandolo su un terreno a lui più favorevole. Il Saladino ebbe la fortuna di trovarsi di fronte un uomo inesperto e debole, Guido di Lusignano, il nuovo re di Gerusalemme. Il re aveva al suo fianco il principe di Antiochia, Rinaldo di Châtillon, che invece era un soldato molto esperto, noto anche per la sua crudeltà. In particolare, una volta fece arrestare il patriarca di Antiochia e lo sottopose ad un'elaborata tortura. Ferì la testa del malcapitato con decine di tagli e li coprì col miele. Lasciò il poveretto all'aperto, così che nugoli di insetti lo attaccarono. Il supplizio portò il religioso quasi alla pazzia.
Tempo dopo, accadde un episodio che avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. Rinaldo attaccò una ricca carovana araba diretta alla città santa della Mecca, infrangendo una tregua concordata a fatica con il Saladino. In quell'occasione, torturò e uccise i mercanti e assassinò anche la zia del sultano, che viaggiava con loro. Questo affronto non poteva essere dimenticato. Il Saladino si vendicò nel corso di una delle battaglie più famose nella storia del mondo arabo, quella di Hattin. Riunì un folto esercito con truppe provenienti da tutto il Medio Oriente e pose l'assedio presso il lago di Tiberiade. Questa in realtà era una manovra diversiva. Il suo vero obiettivo era attirare Guido di Lusignano e i suoi alleati in pieno deserto. La trappola stava per scattare. Le forze crociate non erano ben coordinate. Era il 3 luglio 1187. Guido di Lusignano stabilì che un reparto di 1000 cavalieri e 20.000 soldati di fanteria si mettesse in marcia. Lasciavano un accampamento ben difeso e rifornito per inoltrarsi nel deserto. Dal punto di vista militare fu un errore fatale. Il re di Gerusalemme vi fu indotto da motivazioni politiche. Si sentiva in obbligo di soccorrere la moglie di Raimondo di Tripoli, un nobile molto influente. Inoltre, 4 anni prima, aveva preferito evitare lo scontro diretto con i musulmani, lasciando che si ritirassero. Dopo quell'episodio era stato accusato di codardia. A distanza di 4 anni, non volle incorrere nello stesso errore. Intrapresa la marcia sotto il sole cocente del deserto, i guerrieri non trovarono una sorgente per dissetarsi. Le pesanti armature costituivano un carico insopportabile. Gli arcieri musulmani a cavallo sottoposero i reparti franchi a ripetuti attacchi. La sera, le truppe cristiane, stanche e assetate, giunsero su un altopiano che sovrastava il mare di Galilea. Ma anche qui non trovarono da bere. Il pozzo era secco. L'unico ruscello era stato deviato dagli uomini del Saladino. I crociati ebbero la sensazione che un destino tragico incombesse su di loro. Si narra che il conte di Tripoli si gettò da cavallo gridando al cielo: «La nostra guerra è giunta al termine. Moriremo tutti e il nostro regno andrà in rovina». Quella notte, molti crociati non riuscirono a dormire a causa della sete. Alcuni, avventatamente, si spinsero verso la pianura in cerca d'acqua, ma vennero uccisi dal nemico. La mattina seguente, le truppe cristiane si accorsero di essere state circondate dai musulmani. Il Saladino aveva teso ai suoi avversari una trappola perfetta. Uno storico del tempo scrisse: «Nemmeno un gatto avrebbe potuto sfuggirgli». Il sultano esasperò ancora di più i suoi rivali, già stremati, facendo suonare ritmicamente tamburi e cornamuse che diffondevano un suono lamentoso. Quindi i musulmani diedero alle fiamme l'erba secca che cresceva sulla collina. Fu una mossa decisiva, perché il fumo soffocò gli avversari e impedì loro di vedere bene. Il Saladino era riuscito ad attirare i crociati, esausti, in una trappola pericolosa. Su un campo ostile, in netta minoranza numerica, non distinguevano da dove il nemico sferrava i suoi ripetuti attacchi. A quel punto, gli arcieri arabi cominciarono a scoccare le frecce secondo una tattica particolare. Dovevano colpire il maggior numero possibile di cavalli. Uccidendo gli animali, molti franchi sarebbero stati costretti a combattere a piedi. Il suono dei corni annunciò che l'attacco musulmano era imminente. I pochi cavalieri in grado di battersi si gettarono nella mischia. Ma a questo punto il Saladino attuò il suo piano.
Mentre i cristiani erano lanciati alla carica, lo schieramento islamico si aprì per richiudersi dietro il nemico. Lontani dalla fanteria, i cavalieri divennero facile preda per gli avversari. Ormai il sultano poteva scatenare l'offensiva. Lanciò i suoi uomini a ondate successive lungo i fianchi della collina. Per i crociati non c'erano più speranze e Guido di Lusignano si arrese. I prigionieri vennero riuniti. I soldati semplici furono venduti come schiavi. Si narra che un arabo ne avesse acquistati così tanti da scambiarne poi uno di essi con un paio di scarpe. Il Saladino non risparmiò nessuno dei monaci guerrieri. Templari e ospitalieri furono fatti inginocchiare davanti a lui prima di essere giustiziati. Gli appartenenti a questi due ordini erano monaci combattenti la cui missione era difendere la cristianità e combattere l'Islam. Se fossero stati catturati dai musulmani, non avrebbero rinnegato la propria fede. Non era previsto il pagamento di un riscatto per liberarli. Al Saladino non restava che ucciderli. Il sultano risparmiò la vita ai nobili, ma fissò un prezzo altissimo per la loro liberazione. Secondo la tradizione musulmana, se si condivideva il cibo o le bevande con un uomo, non lo si poteva uccidere. Saladino offrì un calice d'acqua a Guido di Lusignano, che lo porse a Rinaldo, ma il sultano glielo fece cadere dalle mani. Rinaldo, infuriato, imprecò contro Maometto. Il Saladino sguainò la spada e quasi gli tranciò un braccio. In un lampo, le guardie del sultano lo finirono. La schiacciante vittoria di Hattin segnò la fine del predominio crociato in Terra Santa. In un solo scontro, il sultano aveva annientato l'esercito nemico. Secondo la leggenda, alla notizia di questa disfatta, il Papa morì sul colpo. La riconquista di Gerusalemme era ormai vicina e il Saladino avanzava verso la sua meta. Circondò la città. Gli abitanti, terrorizzati, compresero che a quel punto non avevano più speranze. Ma il sultano fu benevolo. 88 anni prima, durante la presa di Gerusalemme, i crociati avevano massacrato musulmani ed ebrei. Il Saladino non era in cerca di vendetta, nonostante la ferocia dimostrata dai crociati. Diede ordine di non compiere saccheggi e omicidi a scopo di vendetta. Nessuno avrebbe dovuto accusare i musulmani di essersi comportati come i cristiani. Agì con grande saggezza. Dispose che nemmeno una chiesa venisse abbattuta. Entrando nella grande moschea di Gerusalemme, si accorse che l'interno era sporco. Si dice che il Saladino in persona accompagnò gli addetti alle pulizie e li aiutò. Quando terminarono il lavoro, disse che ormai, avendo eliminato ogni traccia di sudiciume, non c'era alcun motivo di vendicarsi. Invece di trucidare gli abitanti di Gerusalemme, il sultano minacciò di ridurli in schiavitù. Offrì però l'alternativa, a chi poteva permetterselo, di pagare un riscatto. Coloro che non ne avevano i mezzi, cioè la maggior parte della popolazione, vennero venduti come schiavi. Furono compiuti molti soprusi e violenze, soprattutto sulle donne. Di fronte allo spettacolo di tante europee mercanteggiate come schiave, uno storico commentò con amarezza: quante gentil donne vennero violate, quante regine ridotte in schiavitù. Sembrava che i musulmani volessero far ricadere la loro vendetta solo sulle mogli dei cristiani.
La notizia della caduta di Gerusalemme sconvolse gli europei. Tuttavia la vittoria di Saladino, apparentemente schiacciante, non si rivelò decisiva. Il sultano aveva commesso un grave errore strategico che gli sarebbe costato caro. Scegliendo di avanzare verso la Città Santa, trascurò di annientare la resistenza dei crociati fuggiti verso il porto di Tiro. Gerusalemme era stata conquistata, ma sottovalutando l'importanza di Tiro, il Saladino aveva lasciato ai Franchi un saldo punto d'appoggio lungo la costa che poteva essere rifornito via mare dall'Europa. Guido di Lusignano, rifugiatosi qui, radunò un piccolo esercito per assediare Acri, strategicamente molto importante. Si appellò alle nazioni cristiane perché accorressero in suo aiuto. Quasi tutti gli stati europei risposero a questo appello. A capo della nuova impresa militare venne posto Riccardo Cuor di Leone. Il potente esercito radunato in Europa era determinato a soccorrere la piccola schiera di connazionali che assediava Acri. Era questo l'obiettivo immediato della Terza Crociata e quello che si prefiggeva Riccardo Cuor di Leone, che doveva guidarla. La conquista di quel porto sarebbe stata il trampolino di lancio per l'offensiva verso Gerusalemme. Riccardo assunse il comando della crociata per un puro caso. Federico Barbarossa era stato il primo ad aver messo insieme un esercito per quell'impresa. L'imperatore d'Italia e di Germania era un veterano della Terra Santa. Aveva preso parte alla Seconda Crociata e ora aveva riunito un forte esercito per sconfiggere gli infedeli. Ma mentre guadava il fiume Salef in Cilicia, cadde da cavallo e annegò. Il Saladino temeva il sopraggiungere dell'imperatore e del suo potente esercito. Quando seppe che era morto, ringraziò Allah per il suo sostegno. Senza la salda guida del Barbarossa, l'esercito si sfasciò. Il comando della Terza Crociata venne affidato congiuntamente al re di Francia e a quello d'Inghilterra. I due sovrani, un tempo, erano stati amici. L'alleanza fra Filippo Augusto e Riccardo Cuor di Leone si era però logorata con gli anni. Si narra che Filippo fosse cieco da un occhio. Era un governante abile e un diplomatico scaltro, ma non condivideva la passione di Riccardo per la guerra. Era cresciuto insieme a lui presso la corte della madre di Riccardo, ma la loro amicizia si era trasformata col tempo in accesa rivalità. Anni prima, questi due giovani spavaldi avevano condiviso molte esperienze. Secondo certi pettegolezzi, troppe. Riccardo I Plantageneto aveva fama di preferire gli uomini, di essere omosessuale. Nel mondo arabo, gli storici e gli scrittori dell'epoca diedero credito a queste voci. Circolavano anche parecchie storielle su di lui. Circolarono molti pettegolezzi su Filippo di Francia e Riccardo I. Si disse che fossero amanti, perché era capitato loro di dividere il letto. In realtà, questo non è sufficiente per dedurre che fossero omosessuali. La loro era una scelta diplomatica. Era un modo per dimostrare di essere uniti contro il padre di Riccardo. Per l'inglese, inoltre, era un grande onore potersi coricare insieme al sovrano francese. A quei tempi era abbastanza comune che due uomini condividessero lo stesso giaciglio. Non c'era alcuna implicazione sessuale. Nel caso di Riccardo, inoltre, si diceva che fosse fin troppo intraprendente con le donne. Alcuni suoi avversari lo accusarono di aver tentato di sedurre le loro mogli. Nel luglio 1190 i due sovrani si incontrarono a Vézelay per definire i dettagli dell'impresa. Riccardo I e Filippo Augusto si accordarono per un comando congiunto della spedizione e pattuirono di dividere il bottino. Le motivazioni che spingevano gli eserciti medievali all'azione erano molte, e riportare la vittoria era solo una di queste. Razzie e saccheggi erano lo scopo principale.
Quando si conquistava una città, si cercava di depredare il tesoro pubblico. La spartizione del denaro avveniva in modo diverso a seconda di chi era stato alla guida della spedizione. Spesso i valori depredati finivano nelle casse dello Stato, ma buona parte era consegnata alle truppe. Non si combatteva solo per gli ideali, ciò valeva sia per i cristiani che per i musulmani. Molti partecipavano alle guerre perché avevano bisogno di denaro. Il sovrano inglese giunse a Vézelay con un potente esercito finanziato con le entrate provenienti dalle tasse e dalla cessione di contee, ducati e altri titoli nobiliari. Si narra che Riccardo I disse: «Venderei Londra se ci fosse qualcuno disposto a comprarla». I reparti inglesi erano molto disciplinati e perfettamente addestrati. Il re spronò la cavalleria pesante, principale forza d'attacco, a collaborare con la fanteria. I soldati armati di scudo, i lancieri e gli arcieri avrebbero dovuto coprire i cavalieri, consentendo loro di lanciarsi alla carica. Il sovrano era interessato alle nuove tecnologie militari. La sua arma preferita era la balestra. Per tiri su lunghe distanze era molto più precisa dell'arco lungo e altrettanto micidiale. Il Papa ne aveva proibito l'uso, eccetto che contro gli infedeli. Riccardo I e Filippo Augusto marciarono fino a Lione. Da qui l'esercito inglese si diresse alla volta di Marsiglia e le truppe francesi verso Genova. A Marsiglia Riccardo e i suoi si sarebbero imbarcati sulle navi inglesi che li avrebbero condotti ad Acri. Per la prima volta Riccardo I portò in Terra Santa un esercito di professionisti. La marcia delle truppe che avevano partecipato alla prima e alla seconda crociata era stata intralciata dai pellegrini e dalle persone che si accodavano per raggiungere Gerusalemme. Riccardo I scelse di raggiungere la Terra Santa via mare. Il costo del viaggio creò una sorta di barriera, determinando una selezione fra chi voleva seguirli. Riccardo I aveva riunito, equipaggiato e allestito una flotta che era salpata dall'Inghilterra e dalla Normandia per raggiungerlo. Ma il piano fallì perché una burrasca nel Golfo di Biscaglia la distrusse quasi completamente. Gli equipaggi scampati al disastro raggiunsero con difficoltà Lisbona, dove, senza la ferma guida del sovrano, si lasciarono andare ad ogni tipo di violenza contro musulmani ed ebrei. Si diedero ai saccheggi, incendiarono le case e violentarono le donne. Vennero arrestati centinaia di marinai che furono rilasciati solo quando le loro navi ripresero il mare. I velieri raggiunsero Marsiglia con 3 settimane di ritardo e da qui fecero rotta per la Sicilia. Sia in quest'isola che a Cipro, Riccardo dovette reprimere disordini provocati dalla popolazione locale. Pretese ingenti quantità d'oro dai nemici sconfitti. In tal modo, i fondi che riuscì ad accumulare superarono di gran lunga quelli del sovrano francese. Ciò avrebbe avuto ripercussioni sul comando della crociata. Quando Riccardo giunse ad Acri l'8 giugno 1191, venne festeggiato dagli assedianti. Il suo arrivo rappresentò un forte incoraggiamento per le truppe ormai sfinite. Il re poteva permettersi di essere generoso con i suoi uomini. Mentre la paga settimanale di un militare al servizio di Filippo Augusto era di 3 bisanti, quella di un soldato inglese ammontava a 4. Uomini di tutte le nazionalità si unirono alle sue schiere. Riccardo Cuor di Leone assunse l'effettivo comando della spedizione in Terra Santa. Avrebbe dovuto affrontare il suo grande nemico, il Saladino. Questo scontro non avrebbe opposto semplicemente 2 comandanti e i loro eserciti, ma 2 grandi civiltà. Cosa pensava il Saladino del suo avversario? Come gran parte dei musulmani, ne apprezzava il coraggio, ma giudicava gli europei un popolo barbaro, molto più arretrato degli arabi.
In una cronaca dell'epoca leggiamo: chiunque conosce bene i Franchi li considera delle bestie, coraggiosi e abili a combattere, ma incapaci di fare altro, proprio come gli animali, che hanno come uniche armi la forza e l'aggressività. I cristiani che partecipavano alle crociate provenivano dall'Europa continentale. A quel tempo l'Europa era una realtà molto arretrata dal punto di vista culturale. Oggettivamente era così. La civiltà più evoluta era quella islamica. L'arabo era la lingua della cultura, della scienza, della filosofia e della medicina. All'epoca delle spedizioni crociate, in campo militare, intellettuale e scientifico, i musulmani avevano raggiunto i massimi livelli di raffinatezza. Quello che accadde fu il classico esempio di una civiltà arretrata che tenta di sopraffarne una più evoluta. Il divario culturale e tecnologico fra arabi ed europei è testimoniato dalle spade in dotazione ai soldati. I musulmani avevano sviluppato tecniche molto più raffinate per la lavorazione dei metalli. Gli artigiani usavano evoluti sistemi di forgiatura per temprare l'acciaio. Avevano realizzato una lega con la quale producevano lame leggerissime e resistenti. I crociati, al contrario, per brandire le pesantissime spade di ferro, dovevano essere molto robusti. Ma in questo conflitto ebbe un ruolo molto importante anche l'elemento psicologico. Sin dall'inizio, Riccardo I e il Saladino provarono reciproca simpatia. Appena giunto ad Acri, Riccardo I inviò in dono al Saladino uno schiavo di colore e gli propose anche di incontrarsi per un colloquio. Il Saladino rispose che sarebbe stato più opportuno incontrarsi quando vi fossero state prospettive di pace, ma come gesto di cortesia gli inviò una coppa di frutta. Il Saladino si rendeva conto di non poter affrontare il potente esercito avversario sul campo di battaglia, ma era convinto di potergli rendere la vita difficile con i continui assalti della cavalleria leggera. La tattica consisteva nell'attaccare ripetutamente il nemico. Quando gli assedianti si avvicinavano troppo alla città, il Saladino sferrava un attacco contro gli accampamenti cristiani. Le squadre in cerca di approvvigionamenti venivano catturate e uccise. Ma questi attacchi non distolsero Riccardo dal suo obiettivo immediato, cioè la presa di Acri, né dal suo intento principale, la conquista di Gerusalemme. Portò con sé macchine da assedio per colpire le mura. Il re era un grande appassionato di tecnologia militare e si avvalse di esperti in grado di costruire i più moderni congegni bellici. Si narra che Riccardo I si occupasse personalmente di dirigere la mira di un trabucco, una macchina simile a una grande catapulta. Un appassionato di storia medievale ne ha ricostruita una simile a quella usata nelle crociate. È costituita da un braccio in bilico su un perno posto a 2/3 della lunghezza. Su un'estremità sono collocati i proiettili, sull'altra un grosso contrappeso. Abbassando l'estremità superiore fino a terra, il contrappeso ruota verso l'alto. Facendo scattare la macchina, il braccio gira e scaglia la pietra con grande forza. Il lancio, simile a quello di una fionda, sfrutta la forza centrifuga. Poiché il braccio è rigido, il contrappeso imprime forza e velocità al proiettile. Gli storici hanno dei dubbi sull'utilità di queste macchine e si chiedono per quale scopo venissero impiegate.
Per creare una breccia, il punto migliore dove colpire le fortificazioni era la base. Questa costituiva la parte ideale verso cui puntare, perché le mura medievali erano molto alte. Se veniva meno il punto d'appoggio, il peso le faceva crollare. I trabocchi, invece, non erano adatti a questo scopo. Colpivano la sommità delle mura. Al massimo, obbligavano i soldati schierati lassù a schivare i sassi. Ma non erano adeguati per creare una breccia nella fortificazione. In risposta ai proiettili lanciati dai cristiani, gli arabi scagliavano recipienti d'argilla riempiti con fuoco greco, una miscela incendiaria composta di zolfo, salnitro e olio minerale. Versione antica del moderno napalm era usato per dare alle fiamme le macchine da assedio nemiche che erano di legno. Acri resistette. Nel mese di giugno, però, fu evidente che il Saladino non era in grado di spezzare l'accerchiamento. Riccardo decise di impiegare una torre mobile che consentiva ai suoi arcieri di sferrare l'attacco alla stessa altezza dei nemici. Le macchine da assedio servivano soprattutto per spaventare i nemici. Ne danneggiavano le difese, ma l'unico modo per entrare in una città era minarne le fondamenta. I genieri di Riccardo avevano scavato delle gallerie al di sotto delle mura di Acri, puntellandole con travi di legno e altro materiale infiammabile. Appiccando il fuoco, le gallerie cedettero e le mura crollarono. Avendo aperto una breccia, i crociati poterono riversarsi all'interno della città. Ormai in minoranza numerica, gli arabi si ritirarono nel torrione. Anche i crociati dovettero riconoscere il coraggio dimostrato dai musulmani durante gli scontri. Non affrontammo mai soldati valorosi come loro. È un peccato che non professassero la vera fede, perché in tutto il mondo non esistono uomini più coraggiosi. La fine dell'assedio era vicina. Il Saladino fu avvisato che Acri stava per cedere. Un ultimo disperato tentativo di attaccare gli accampamenti cristiani fallì. Gli arabi patteggiarono la resa. Avrebbero ceduto la città e pagato 200.000 monete d'oro. Dopo un pesante assedio durato 11 mesi, Riccardo aveva ottenuto la sua prima vittoria. Non si era scontrato con il Saladino sul campo di battaglia, ma si era assicurato un netto vantaggio strategico. Acri era caduta e con essa anche il primo ostacolo alla conquista di Gerusalemme. Dopo la vittoria, i crociati occuparono la città. Nel momento del trionfo, l'impulsività di Riccardo provocò un incidente che ebbe gravi conseguenze per lui e i suoi sudditi. Il duca Leopoldo d'Austria comandava il piccolo contingente tedesco. Aveva piantato i suoi vessilli in città, così come avevano fatto Riccardo e Filippo. In un impeto d'ira, il sovrano inglese, che non voleva dividere il bottino anche con Leopoldo, ordinò ai suoi uomini di gettare dalle mura il suo stendardo. Infuriato, Leopoldo ripartì per l'Austria e non dimenticò questo affronto. Tempo dopo, Riccardo pagò a caro prezzo la sua irascibilità. Anche Filippo Augusto volle far ritorno in Francia col pretesto del cattivo stato di salute. In realtà era stanco di avere un ruolo di secondo piano.
Prima che Filippo partisse, Riccardo si fece assicurare da lui che non avrebbe attaccato i territori inglesi in Francia e che durante la campagna in Terra Santa le truppe francesi avrebbero accettato il comando inglese. Gli altri sovrani avevano abbandonato il campo. Riccardo Cuor di Leone si trovò da solo al comando della Terza Crociata. Con la presa di Acri gli si presentò subito un problema: decidere la sorte dei 3.000 prigionieri musulmani. Riccardo pretendeva il pagamento di un riscatto, ma il Saladino tergiversò. Per questo il sovrano fece una scelta che a quei tempi venne giudicata spietata. Ordinò che i prigionieri venissero allineati in catene all'esterno delle mura cittadine. Sicuro che il Saladino e i suoi stessero assistendo alla scena, diede disposizioni affinché venissero uccisi senza nemmeno essere slegati. Non solo gli uomini, ma anche le donne e i bambini. Il massacro durò tutto il giorno. Il sultano inviò la cavalleria, ma senza successo. Lo storico arabo Beha ed-Din assistette all'eccidio. I franchi si gettarono in massa addosso alle vittime e le trucidarono a sangue freddo. Riccardo condannò a morte i 3.000 prigionieri, sia perché il Saladino aveva ritardato troppo nel pagamento del riscatto, sia perché il sovrano sospettava che il sultano stesse tergiversando per non permettergli di sfruttare il momento favorevole legato alla presa di Acri. Riccardo, inoltre, pensava che quei 3.000 prigionieri dovevano pure essere nutriti e sorvegliati, avrebbero intralciato la sua marcia verso sud, verso Gerusalemme. Portarli con sé avrebbe creato non poche difficoltà. Per lasciarli ad Acri serviva un forte contingente di guardia. Dal punto di vista strettamente militare, la soluzione migliore era sbarazzarsene. Ed è ciò che fece, senza pietà. Il massacro compiuto dal sovrano sconvolse i musulmani ed ebbe un effetto deterrente. Consolidò la sua reputazione di uomo spietato e lo rese ancora più temuto agli occhi dei nemici. Fin dall'inizio, le crociate furono caratterizzate da episodi di estrema crudeltà. La strage di ebrei e maomettani, compiuta dopo la presa di Gerusalemme nella prima crociata, aveva scosso la società araba. Un cavaliere cristiano ne aveva fornito una descrizione precisa. Le nostre truppe li seguirono e diedero loro la caccia fino al Tempio di Salomone. Li massacrarono e fu una tale carneficina che il sangue dei nemici ci arrivava alle caviglie. I crociati che giunsero in Medio Oriente nell'XI secolo venivano considerati degli incivili e dei feroci assassini. Il mondo islamico fu sconvolto dalle voci che circolavano su di loro. Gli storici arabi del tempo riferiscono un episodio davvero raccapricciante. Durante un assedio, gli europei avevano arrostito i prigionieri su uno spiedo e se ne erano cibati. Il cannibalismo era un tabù nella cultura araba e i crociati l'avevano infranto. Anche un cavaliere, Rodolfo di Caen, fu testimone di un episodio di cannibalismo. A Maharra i nostri bollirono alcuni pagani in grandi calderoni, infilzarono i bambini sugli spiedi e li divorarono sogghignando. Per i crociati la ferocia era un'utile arma psicologica che anche la Chiesa autorizzava contro gli infedeli. Era un mezzo efficace per terrorizzarli. Ma alcuni episodi, oltre al terrore, scatenarono l'ira dei musulmani, alimentando lo slancio della jihad che il Saladino mosse contro gli invasori cristiani. Riccardo avviò quindi la seconda parte del piano per riconquistare Gerusalemme.
intendeva dislocare le truppe a sud, a circa 130 chilometri da Jaffa, e da qui sferrare l'attacco finale alla città santa, situata a una novantina di chilometri nell'entroterra. Era un progetto temerario, soprattutto perché i crociati avrebbero dovuto intraprendere la marcia in pieno agosto. Per questo molti cavalieri non volevano lasciare Acri. L'esercito aveva modo di apprezzare gli svaghi che la città offriva. Uno storico arabo del tempo fornisce una descrizione delle prostitute con cui si intrattenevano i soldati europei. Truccate e con i capelli tinti, attraenti e desiderabili, sfacciate e spudorate, con voce suadente e corpi floridi, le ragazze offrivano se stesse per il divertimento altrui. Indossavano gioielli molto vistosi, d'oro e d'argento. Riccardo I sapeva che le truppe dovevano essere incitate. Nel Medioevo, gli spostamenti degli eserciti erano una sfida. La marcia verso Jaffa era un forte azzardo, dal quale dipendevano le sorti della crociata. I musulmani tentarono di provocare i franchi durante la loro marcia verso sud. Di solito gli arcieri a cavallo si lanciavano alla carica contro i crociati, investendoli con una raffica di frecce e fuggendo velocemente. Il loro scopo era farsi inseguire. Se i franchi avessero dato loro la caccia rompendo la formazione, avrebbero perso forza e compattezza. Sarebbe stato così più facile per i musulmani contrattaccare e fare strage delle truppe nemiche una volta scompaginate. Gli arabi, con armi leggere, braccavano i crociati. A pochi chilometri a sud di Acri, il piano di Riccardo rischiò di fallire. Saladino ne scoprì un punto debole. Le salmerie, ovvero i carri che trasportavano i rifornimenti, erano quasi del tutto sguarnite. Lanciò contro di esse la cavalleria. Il sovrano inglese e i suoi cavalieri riuscirono appena in tempo a respingere l'attacco. Dopo questo episodio, i templari e gli ospitalieri si occuparono a turno di proteggere le retrovie. L'esercito marciava verso sud seguendo ordini ben precisi. Riccardo fece avanzare le truppe seguendo la costa. La fanteria e le salmerie viaggiavano lungo la spiaggia e la cavalleria le proteggeva sul fianco. La disciplina era ferrea. L'esercito della Terza Crociata era una forza multinazionale tenuta insieme dall'energica personalità del sovrano. La flotta scortava l'esercito e lo proteggeva via mare, provvedendo a rifornirlo. Sotto il sole cocente, gli arcieri arabi a cavallo attaccavano di continuo i crociati. Reparti di cavalleria leggera comparivano e improvvisamente, in un turbine di sabbia, sembravano volatilizzarsi dopo aver investito la colonna con una pioggia di frecce. I fanti, che non disponevano di armature, erano frequentemente vittime di queste incursioni. Ma il Saladino non riuscì a distogliere Riccardo dal suo obiettivo, né a indurre i crociati a reazioni avventate. La sola alternativa che gli restava per evitare che il sovrano inglese si avvicinasse a Jaffa e da qui a Gerusalemme era affrontarlo in una battaglia campale. Il 7 settembre Riccardo e i suoi si allontanarono dalla costa ad Arsuf e trovarono le truppe nemiche schierate ad aspettarli. Era una scena impressionante. Dopo tanto tempo, Riccardo Cuor di Leone e il Saladino si sarebbero affrontati nello scontro che avrebbe deciso le sorti della Terza Crociata. Ad Arsuf, i due più valorosi condottieri dell'epoca si trovarono faccia a faccia. Era in gioco l'obiettivo più ambito, che aveva alimentato il sanguinoso conflitto tra cristiani e musulmani per circa 100 anni. Gerusalemme, la città santa.
Riccardo sapeva che la forza del suo esercito si basava sulla cavalleria pesante. Quando era lanciata alla carica, infatti, travolgeva ogni ostacolo, purché colpisse il nemico all'improvviso. Saladino, invece, poteva fare affidamento sulla mobilità della cavalleria leggera, in grado di eludere le cariche dei reparti pesanti. A Darsuf, l'intero piano di battaglia di Riccardo si incentrò sulla scelta del momento in cui lanciare la carica affinché avesse l'effetto più devastante. In mezzo allo strepito delle urla, allo stridore delle trombe, al rullare dei tamburi e al clangore dei vessilli, la cavalleria araba attaccò a più riprese e la fanteria crociata dovette fronteggiare il furioso assalto nemico. Riccardo ordinò ai cavalieri di tenere la posizione. In quel momento il re ebbe la prova che l'addestramento compiuto a Vézelay aveva dato i suoi frutti. Le truppe rimasero in riga. La fanteria crociata assorbì l'impatto dei ripetuti assalti avversari. Riccardo intanto aspettava che le truppe del Saladino fossero esauste. A metà pomeriggio i crociati ruppero le righe. Due cavalieri, contravvenendo ai comandi del sovrano, si lanciarono al galoppo. Riccardo sfruttò l'occasione e, messosi alla testa dei suoi, ordinò la carica. L'effetto fu devastante. Gli arabi, inizialmente costretti ad arretrare, compattarono però la formazione e contrattaccarono, ma i crociati, rinserrate le fila, caricarono di nuovo. I nemici, ormai sfiniti, furono costretti alla ritirata. Durante lo scontro, il sultano stesso partecipò ai combattimenti e riuscì ad evitare la disfatta totale, inducendo le truppe a ripiegare con ordine. La marcia verso sud, felicemente conclusa, era stata un brillante successo del sovrano inglese. La vittoria di Arsuf era una conferma delle sue doti di eccellente condottiero. Fu un'impresa straordinaria, ottenuta grazie al coraggio individuale, all'abilità strategica e alla disciplina ferrea. Essa inferse un colpo decisivo al nemico sul piano psicologico. Ormai la conquista di Gerusalemme sembrava a portata di mano. Come prima cosa, Riccardo dovette reintegrare le scorte. Dopo la battaglia, le truppe si diressero a sud e in tre giorni raggiunsero Giaffa. Scoprirono però che il Saladino aveva ordinato di raderla al suolo e dovettero così allestire l'accampamento presso un oliveto. Stremati dai combattimenti di Arsuf e dalla lunga marcia, il sovrano e i suoi uomini si fermarono a riposare. Oltre ai rifornimenti che la flotta portava da Acri, qui fecero provviste di mandorle, uva, fichi e melograni. Riccardo rischiò di sciupare il successo ottenuto per un imprudente atto di spavalderia tipico del suo carattere. Mentre era a caccia con alcuni uomini del seguito, si imbatté in un cavaliere arabo. Lo inseguirono senza rendersi conto che si trattava di un'imboscata. Il sovrano riuscì a sfuggire alla cattura solo grazie alla prontezza di riflessi di Guglielmo di Pro, che gridò in lingua araba di essere lui il re per farsi catturare. Anche il Saladino aveva notato che una delle più grandi debolezze di Riccardo era di mettere a repentaglio inutilmente la vita. Finalmente, il re diede ordine ai suoi di avanzare verso Gerusalemme. A una ventina di chilometri di distanza potevano scorgerne già le mura. I crociati esultarono, alcuni si inginocchiarono a pregare. L'obiettivo per cui si era tanto combattuto sembrava ormai raggiungibile. Invece, proprio ora, il sovrano si rese conto di non poter andare fino in fondo. Il sovrano si trovò di fronte a un angoscioso dilemma. Gli conveniva attaccare la città santa?
Molti crociati avevano partecipato alla spedizione proprio per liberarla, poiché il luogo più sacro alla cristianità era in mano musulmana. Tuttavia, giunto in prossimità di Gerusalemme, ne valutò la posizione strategica e capì che una volta conclusa la crociata, sarebbe stato necessario presidiare la città lasciandovi una guarnigione. Ma non c'erano uomini a sufficienza. Avrebbe potuto strapparla al nemico, ma nel giro di un anno i musulmani l'avrebbero riconquistata. Scelse una strategia a lungo termine: rafforzare la presenza europea nelle città situate lungo la costa, fortificandole. Sarebbero state degli ottimi capisaldi per una futura crociata, per scacciare definitivamente gli arabi dalla città santa. Riccardo era molto realista. Grazie alle conoscenze approfondite in materia militare, era riuscito a guidare incolumi i suoi da Acri a Gerusalemme. L'esperienza ora gli suggeriva la difficoltà di liberare Gerusalemme e mantenerne il controllo. Si diresse così nuovamente a Giaffa. Le piogge invernali contribuivano a scoraggiare le truppe già demoralizzate. La disciplina iniziava a venir meno. Divamparono i contrasti che erano latenti ormai da settimane. Molti cavalieri francesi fecero ritorno in patria. Ma altri pericoli erano in agguato. Riccardo venne a sapere che in Inghilterra il fratello Giovanni si era alleato con Filippo Augusto di Francia per spodestarlo. Tramavano di dividersi fra loro le sue terre. Desideroso di tornare al più presto in patria, il sovrano intavolò delle trattative di pace con il Saladino. Mentre erano in corso i negoziati, Riccardo si trasferì ad Acri per essere pronto a salpare non appena il trattato fosse stato firmato. Ma i colloqui vennero interrotti. Il Saladino sferrò un attacco a sorpresa contro Giaffa. Se fosse riuscito a riconquistarla, il vantaggio ottenuto dal sovrano inglese sarebbe stato vanificato. Le truppe musulmane si diedero a saccheggi e massacri, mentre i crociati si ritirarono nella roccaforte. Riccardo inviò truppe via terra per soccorrere gli assediati, ma sapeva già che l'aiuto sarebbe giunto troppo tardi. Per questo scelse accuratamente 80 cavalieri, 400 balestrieri e circa 2.000 soldati che avrebbero dovuto seguirlo via mare. Fu fortunato e riuscì appena in tempo a evitare che i crociati si arrendessero al nemico. La terza crociata volgeva ormai al termine. Il sovrano si preparava però a uno scontro decisivo. La situazione appariva disperata. Il re, vedendo però una bandiera sventolare ancora sulla roccaforte, scese dalla nave, si tolse l'armatura che proteggeva le gambe e cominciò a camminare in acqua impugnando una balestra in una mano e la spada nell'altra. Si lanciò in battaglia con grande impeto. Gli arabi fuggirono terrorizzati. Il Saladino sapeva di dover annientare questo piccolo contingente prima che il grosso dell'esercito crociato, già vicino a Cesarea, fosse giunto via terra a dargli manforte. Riccardo ora disponeva di soli 54 cavalieri validi e 15 cavalli. Il resto degli uomini avrebbe dovuto combattere a piedi. Schierò la cavalleria e i 2.000 fanti in un unico fronte all'esterno della città, disponendo un arciere ogni due uomini. I musulmani attaccarono in 7 riprese consecutive, lanciandosi più volte alla carica, ma vennero respinti. Gli arabi non riuscirono ad aprirsi un varco fra la selva di picche opposte dai crociati. Durante questa battaglia accadde un episodio diventato famosissimo. Riccardo, come d'abitudine, partecipava attivamente agli scontri. Il Saladino, seguendo i combattimenti da un crinale,
vide che la cavalcatura del re cadeva stremata. Avrebbe potuto cogliere quest'ottima opportunità per vendicarsi del suo acerrimo nemico, e invece agì in modo completamente diverso. Gli inviò in dono un altro cavallo, in modo che il re potesse continuare a combattere. Riccardo I stimava il sultano per il suo comportamento cavalleresco, la benevolenza verso i prigionieri, la cortesia con le donne. Il sovrano, da buon cavaliere, riconosceva queste qualità e le apprezzava. Era ormai sera e a Giaffa Riccardo resisteva ancora. Il Saladino si ritirò. I due condottieri si resero conto che nessuno avrebbe potuto riportare una vittoria schiacciante. Il 2 settembre 1192 venne concluso un trattato di pace. Il sovrano inglese era riuscito ad assicurare agli europei una fascia costiera di 160 chilometri, stretta ma strategicamente importante, che andava da Acri a Giaffa. Ma in questa guerra il vero vincitore era il Saladino, che manteneva il controllo sul resto del paese. Il sogno dei crociati di riconquistare Gerusalemme si era rivelato irraggiungibile e le aspettative di entrambe le parti erano state deluse. Riccardo partì dalla Terra Santa a fine settembre del 1192. Il viaggio di ritorno in patria avrebbe dovuto durare solo qualche settimana. La nave su cui era imbarcato si arenò però al largo di Venezia. Da qui proseguì via terra, un percorso diretto ma pericoloso. In una locanda vicino a Vienna venne riconosciuto e fatto prigioniero. Si trovò alla mercé del duca Leopoldo d'Austria, lo stesso il cui vessillo ad Acri era stato gettato nel fango dalle truppe di Riccardo. Il sovrano inglese pagò a caro prezzo quello scatto di impulsività. Incarcerato per 15 mesi, Riccardo Cuor di Leone venne rilasciato dietro pagamento di 150.000 marchi, una cifra esorbitante. Per metterla insieme, i sudditi inglesi furono pesantemente tassati. Nel mese di aprile il sovrano fece ritorno in patria e ben presto ridusse all'obbedienza il fratello ribelle Giovanni. Dopo meno di due mesi si recò in Francia per difendere i suoi possedimenti in Aquitania e nel Poitou, minacciati dal suo avversario di sempre, Filippo Augusto. Nel 1199 morì combattendo durante l'assedio del castello di Chalut. Come il Saladino aveva predetto, il re andò incontro alla morte per il suo vizio di correre rischi inutili. Venne colpito da una freccia scoccata da una balestra, la sua arma preferita. Morì in Francia, il paese dove era cresciuto. Nei 10 anni di regno aveva trascorso solo 6 mesi in Inghilterra. Espresse le sue ultime volontà in modo molto arguto. Ordinò che il suo cuore venisse conservato a Rouen, dove vivevano i suoi sudditi più fedeli, che il corpo fosse sepolto in Francia vicino ai genitori. Le viscere, però, avrebbero dovuto rimanere nel Poitou, la regione dove era morto, per ammorbare gli abitanti che si erano dimostrati sempre ribelli. All'Inghilterra non lasciò nulla. Riccardo Cuor di Leone fu il più grande condottiero del Medioevo. Non riuscì a conquistare Gerusalemme, ma le sue imprese in Terra Santa furono eccezionali. Dopo aver firmato il trattato di pace, il Saladino espresse l'intenzione di recarsi in pellegrinaggio alla Mecca. Ma come Riccardo I non riuscì mai a entrare nella città santa, anche il sultano non poté realizzare il suo desiderio. Giunto a Damasco, gli venne riservata un'accoglienza calorosa. Un attacco di febbre, però, lo costrinse nella sua residenza.
Col trascorrere dei giorni, le sue condizioni peggiorarono ed egli perse conoscenza. Al momento della morte, l'impero del Saladino si estendeva dalla Libia al fiume Tigri, dall'Oceano Indiano al Mar Caspio. Stimato anche dai nemici, ancora oggi è un eroe per il mondo arabo. Sulla sua tomba, a Damasco, si legge questa iscrizione: Dio Onnipotente, accogli la sua anima e aprigli le porte del paradiso, la meta finale che desiderò ardentemente conquistare. Per ironia della sorte, Riccardo Cuor di Leone e il Saladino, che si combatterono per anni, non si incontrarono mai.